di rimettere al dirigente. A Battipaglia, durante la seduta dell'ultimo consiglio comunale martedì sera, è stata rimandata la decisione sulla proroga dei posteggi fuori mercato per gli ambulanti, a cui è scaduta l'autorizzazione, ma è stata discussa la proposta di consentire l'esercizio commerciale nell'attesa di promuovere un nuovo bando. Sull'argomento è intervenuto il neoassessore Mauro San Giovanni, che ha riferito che l'esecutivo ha pianificato di concedere 2 posteggi in piazza Mendola, in luogo dei 3 rilasciati precedentemente, 6 in piazza Pozzo, area adiacente allo stadio Passena, mentre prima erano 8, e nella zona antistante il cimitero 8 anziché 12. In centro città, piazza Mendola, i posteggi sono 2 i posti rispetto ai 3 precedenti. Fuori centro città invece, in piazza Pozzo, adiacente allo stadio, ci sono, questa proposta prevede 6 posti rispetto agli 8 precedenti. Infine nella zona del cimitero ci sono 8 posti rispetto ai 12 precedenti. La proposta quindi si propone di dare atto che questi posti sostituiranno quelli approvati con le precedenti delibere. Inoltre si propone questa proposta di fornire l'indirizzo al dirigente competente affinché nel nuovo bando di assegnazione non sia prevista la prescrizione che prevedeva l'obbligo di rimozione delle strutture al termine della giornata o serata di lavoro. Inoltre, a un quarto punto, diciamo, la proposta si propone di prevedere che la mancata occupazione per un numero di giorni pari a 10 nel corso di un mese comporterà la decadenza dell'autorizzazione. Questo ovviamente per far sì che tali posteggi vengano utilizzati ogni giorno e non sporadicamente. Infine, volevo informare il Consiglio che ho avuto ben 2 incontri con il Presidente Provinciale ANPA Confesercenti di Salerno. Al quale è stata illustrata questa proposta deliberativa e come da verbale protocollato ieri, il 5/2/2024, il responsabile sindacale ha compreso l'esigenza del Comune per questa nuova autorizzazione temporanea nelle more dell'approvazione delle linee guida per i bandi di assegnazione. Infine, solo per riassumere le 2 considerazioni che sono alla base di questa proposta, sono queste: la diminuzione delle esigenze numeriche di questi posteggi da parte dei commercianti, che sono un po' venute meno, per questo c'è la riduzione, e infine la necessità di collocare in una sola zona tutti i posteggi previsti fuori dal centro città, ovviamente nella zona adiacente allo stadio. Queste sono praticamente le considerazioni principali su cui si basa questa proposta deliberativa.